qualcuno che dice dovremmo rifare un partito cattolico, di per sé non è un'istanza sbagliata, non ha nulla di male questa istanza, ma dov'è la lettura della realtà? Quando si è fatto un partito di ispirazione cristiana si è fatto perché la lettura della realtà consigliava di porre in essere uno strumento di quel tipo, e quando nel 19 scorso fa il Partito Popolare la realtà consigliava di non porre in essere un partito esplicitamente di ispirazione cristiana, si è fatto un partito di programma. Buonasera a tutti voi. Ma da Camaldoli a Trieste ci sono 80 anni di vita sociale, politica, economica, culturale di un'Italia che è completamente mutata da allora ad oggi. Quasi permettetemi di utilizzare questo termine anche un po' forte, irriconoscibile, perché se i principi e i valori della Carta Costituzionale, che hanno preso anche vigore e forza dal Codice di Camaldoli e che quindi fanno parte ancora di quel contratto sociale sul quale si basa la nostra democrazia, tanto è passato e tanto è trascorso da allora che i cattolici e la democrazia sono termini e un soggetto e una dimensione che ancora hanno una grande importanza, ma che devono essere rigenerati. In parte in questo volume si affronta anche il grande tema di che cosa è oggi il cammino, come continuare il cammino di questo rapporto. Credo che in questa presentazione, e sappiamo che di presentazione di questo bellissimo volume della prestigiosa casa editrice Vita e Pensiero, che fa, diciamo, nel grande mondo dell'Università Cattolica e comunque dentro la dinamica anche delle ricerche storiche, dà forza e autorevolezza a questo volume, bisogna chiederci, senza infingimenti e senza autoesaltazione e neanche atti di autolesionismo che potrebbero essere molto concreti e molto attuali, no? Per i cattolici ci sono ancora nel mondo politico grosso interrogativo. Ecco, ci aiuteranno appunto sia l'autore che Vittorio Rapetti, perché io credo che questo volume, che è già stato presentato in molte realtà e che continuerà questo iter e confronto di presentazioni comunque fino alla settimana sociale dei cattolici di Trieste, merita di essere raccontato, merita di essere sviscerato, analizzato e studiato nella sua profondità. Per cui se Ernesto Preziosi mi dà il suo imprinting, darei la parola intanto a Vittorio Rapetti per le sue prime considerazioni. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie a Luca Loromandi per questa introduzione. Il volume di Ernesto Preziosi credo che risponda anzitutto ad una esigenza di metodo molto significativa, ossia si dice che quando si guarda alla storia la si guarda a partire dalle domande dell'oggi, e in questo libro è molto evidente che la sollecitazione verso la 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia è in qualche modo stata la molla che ha condotto l'autore a indagare qual è il percorso che ci sta alle spalle. In quella visione della storia, che non è un richiamo nostalgico né una rivendicazione di un passato glorioso, bensì la sollecitazione a trovare elementi, spunti per continuare il cammino, come recita il sottotitolo. Il nodo fondamentale è quello del rapporto tra cattolici e democrazia, un rapporto per nulla scontato nella storia del movimento cattolico in Italia e nella storia più in generale della Chiesa in Italia.
è un rapporto per certi aspetti anche contrastato. E allora ecco che nella prima parte Ernesto Preziosi cerca di individuare le radici di questo rapporto a partire dalla vicenda culturale ed ecclesiale, quindi il personalismo, quindi la figura di Rosmini, quindi l'articolazione del mondo cattolico che si registra tra l'Ottocento e il Novecento. Sovente noi siamo abituati a pensare al mondo cattolico, almeno quello preconciliare, come un blocco compatto, come una realtà monolitica. In realtà non è così, e già alle prime tracce di questo volume si coglie, no, la varietà di sensibilità tra personalità di alto profilo. Pensiamo a Toniolo, pensiamo a Sturzo, pensiamo a Murri, persone che hanno anticipato anche il cammino che poi la Chiesa e i pontificati hanno in qualche modo ratificato e portato avanti, in mezzo ad un Novecento contrastato rispetto alla questione della democrazia, una democrazia ancora ai primi passi, nell'immediato primo dopoguerra, che viene stroncata dall'affermazione del fascismo. Ecco, in questo percorso sicuramente Ernesto si potrà illustrare bene adesso, a me pare di cogliere un elemento di grande rilievo, di grande attualità, cioè il rapporto con la democrazia ancora oggi è in qualche misura problematico. Finita la stagione del partito di riferimento della Democrazia Cristiana del secondo dopoguerra, sembra quasi difficile recuperare una dimensione della democrazia per i cristiani, come già anticipava Scoppola negli anni 90, no? Il passaggio dalla democrazia cristiana come soggetto politico alla democrazia dei cristiani, alla democrazia dei cittadini, no? E oggi credo che di fronte al fenomeno dell'astensionismo siamo davvero a fare i conti con una crisi che non è da sottovalutare. Ecco, a me pare di cogliere due passaggi nell'immediato secondo dopoguerra, quando alle macerie della seconda guerra mondiale e ai disastri prodotti dalla dittatura fascista, il mondo cattolico riprende una vitalità, un fiume in qualche modo non sotterraneo che si era mantenuto vitale durante il ventennio fascista, attraverso soprattutto il lavoro dell'Azione Cattolica e dei suoi movimenti intellettuali, che riemerge. E riemerge però in maniera non semplice, non scontata, non problematica, no? Già Luca Rolandi richiamava l'importanza e il valore del Codice di Camaldoli. Nel libro c'è un passaggio, credo abbastanza inedito, che riguarda la settimana sociale di Firenze e quindi la presentazione in qualche modo di un rapporto tra cattolici e costituente che si stava imbastendo proprio in quell'epoca. Ecco, credo che uno dei tratti della produzione storiografica di Ernesto Preziosi sia quello, fin da un volume di parecchi anni fa, l'aver messo in evidenza il valore dell'associazionismo cattolico allo scopo di educare dal punto di vista sociale e politico anche in tempi di grande difficoltà, di grande fatica. Quel tema della educare al popolo che riemerge proprio negli anni dell'immediato secondo dopoguerra, quando si tratta di riprendere le fila di un tessuto democratico o addirittura di costruirlo dal nuovo. Ecco, concludo questa prima battuta con una citazione che a me è parsa particolarmente significativa e di grande attualità per l'oggi. Monsignor Bernareggi, relatore alla Settimana Sociale di Firenze, ripropone la distinzione tra la massa e il popolo,
e mi pare una distinzione di una enorme attualità, di una cruciale attualità. Mi permetto di leggere pochissime righe. Dice: il popolo è una moltitudine che vive e si muove di vita propria, vive nella pienezza della vita degli uomini che lo compongono, ciascuno dei quali è una persona consapevole delle proprie responsabilità e delle proprie convinzioni. Quindi una nozione di popolo fatta da soggetti consapevoli. Per contro, la massa è una moltitudine amorfa, di per sé inerte, che aspetta l'impulso dal di fuori, facile trastullo nelle mani di chiunque ne sfrutti gli istinti o le impressioni, pronta a seguire, a volta, oggi questa, domani quell'altra bandiera. Certi esiti elettorali recenti degli ultimi 15 anni fanno quasi riemergere questa distinzione tra popolo e massa. Ma da buon storico credo che occorra sempre tenere con la cautela nel confrontare il passato col presente, e quindi lascio a Ernesto la parola per una valutazione da questo punto di vista. Grazie. Quella bellissima citazione di Bernareggi ci dice come il popolo fosse un concetto forte già dall'epoca della Rerum Novarum, no? E dall'epoca dei cattolici che si stavano organizzando nonostante il non expedit. Allora, tutto ciò per dire, lasciare la parola ad Ernesto, per dire che la storia è fondamentale per capire le radici, per capire l'identità, per capire le profondità attraverso la quale ci si può ancorare. E oggi la storia, anche la storia del movimento cattolico, visto che c'è questo passaggio, no, all'attualità Trieste, ai noi non è così frequente anche all'interno dei nostri movimenti, cioè la storia è un po' troppo schiacciata sul presente, e questo, lo diceva anche Vittorio, è comunque un rischio, perché noi dobbiamo ripartire da un percorso che è lungo, è antico, ma che ha dei valori e delle intuizioni profetiche per chi le pronunciò allora. Ecco, forse l'aspetto che più potrebbe interessare i lettori di questo volume è perché questo aggancio alla settimana sociale, perché l'ultima parte del volume indica anche nella documentazione del testo preparatorio i principi sui quali ci si confronteranno i cattolici presenti, i rappresentanti dei movimenti cattolici e della Chiesa italiana a Trieste. Grazie delle considerazioni che avete sviluppato. Aggiungo questo: dal mio punto di vista il movimento iniziale per scrivere il testo parte proprio da quella celebrazione fatta nel luglio scorso a Camaldoli. Mentre eravamo lì ad ascoltare le relazioni e ragionavamo, e si annunciava questo appuntamento per il luglio prossimo della settimana sociale, che ha per tema al cuore della democrazia, quindi è la conferenza episcopale che rimette a tema la democrazia per i cattolici italiani in questa congiuntura storica. Questo è già frutto di una scelta, di un'analisi precisa. Il tema della democrazia è stato abbastanza estraneo nel percorso delle settimane sociali che partono nel 1907, se non che è stato riproposto due o tre volte in vari modi negli anni 90, quando c'è stata la ripresa, no? Quindi sulla giovinezza dell'Europa, ma nelle settimane precedenti i temi erano specifici, di altro genere, sempre sociale e politico. Perché mi è venuto in mente di dire servirebbe una sintesi da mettere a disposizione di un pezzo di popolo di Dio che fosse interessato? Perché noi abbiamo il rischio che questi eventi di chiesa si celebrino sostenuti dall'intervento della conferenza episcopale, che coinvolge le diocesi. Ce lo diciamo francamente, ogni diocesi manda con qualche criterio due o tre persone a sue spese là dove si svolge l'incontro, più di 1000 persone si ritrovano, una costante degli ultimi 20 anni. I giornali non ne parlano, ma non ne parla neppure la comunità cristiana, perché quando si rientra nelle diocesi il vescovo chiede magari in un'assemblea a qualcuno: riferite quello che si è detto alla settimana sociale, ma tutto inizia e finisce lì, non c'è nessun cambio di mentalità, nessuna
La differenza importante invece da marcare è che non tanto e non appena la settimana sociale del 43, ma tutto il clima che si svolge dopo la fine del fascismo, ridosso soprattutto della fine della guerra, è metodologicamente interessante per dire che la Chiesa non ha una sua posizione di rapporto con la politica che si svolge in una sintesi meccanica, come dire oggi qualcuno che dice dovremmo rifare un partito cattolico, di per sé non è un'istanza sbagliata, non ha nulla di male questa istanza, ma dov'è la lettura della realtà? Quando si è fatto un partito di ispirazione cristiana si è fatto perché la lettura della realtà consigliava di porre in essere uno strumento di quel tipo, e quando nel 19 scorso fa il Partito Popolare la realtà consigliava di non porre in essere un partito esplicitamente di ispirazione cristiana, si è fatto un partito di programma che si faceva votare per il programma, anche se era fatto in gran parte dai credenti. Cosa voglio dire? Che in quel momento Camaldoli è un passaggio, ma Camaldoli sarebbe stato uno dei tanti incontri, delle tante settimane di cultura che i laureati dell'Azione Cattolica facevano in questo abbazia e in altri luoghi, se non che l'ultimo giorno è capitato un fatto della storia, cioè l'ultimo giorno di questo convegno di luglio, il Gran Consiglio dimette Mussolini e solo dopo il re lo fa arrestare. Questo fatto è indipendente dalla volontà della Chiesa e dei cattolici, è un fatto che accade nella storia. Ed è questo fatto che segna la differenza, perché i cattolici intanto non possono scrivere quel codice, ci mettono del tempo, il codice uscirà nella primavera del 45, dopo la liberazione addirittura. E per questo il collegamento è importante con quello che accade nell'ottobre del 45, la settimana sociale su Firenze, su Costituzione e Costituente. Nel frattempo si era annunciata una Costituente, i cattolici si incontrano a dire che ci mettiamo dentro questa Costituzione. E quelle relazioni sono importanti, la Pira, Fanfani, ma soprattutto Bernareggi, che svolge una relazione organica sul tema della democrazia, che è un inedito, perché non si era mai parlato, non si era mai messo a tema. E lo può fare in quanto tra quel 43 e quel 45 era accaduto un altro fatto importante, il radiomessaggio natalizio del 1944, in cui Pio XII aveva aperto la strada ufficialmente nel Magistero della Chiesa al tema della democrazia, cosa che era inedita, perché Leone XIII nel 1900, nelle cicliche Graves dei Comuni, aveva detto se proprio vogliamo parlare di democrazia cristiana, parliamone, ma intendiamola come azione benefica verso il popolo, non come fatto politico. Invece Pio XII in quel radiomessaggio del 44 per la prima volta apre le strade e lo fa, secondo me, su un fatto importante che è ignorato da molti amici cattolici impegnati: la storia insegna alla Chiesa, la Chiesa insegna la storia, non ha qualcosa da dire, ma la storia insegna alla Chiesa, perché quelle parole di Pio XII iniziano proprio così: resi edotti dalle mani sciagure causate da regimi totalitari, riteniamo che se ci fosse stato un regime democratico, un regime che consentiva attraverso libere elezioni di votare i governanti, si sarebbero potuti impedire quei fatti. Proprio diciamo, oggi ci sono libere elezioni, in Russia si sono tenute delle libere elezioni, ma non è stato un metodo di democrazia tanto trasparente, sino che trasparente erano le urne con cui si poteva identificare il voto degli elettori. Ma oggi se ci fosse in clima di libertà, chi vorrebbe la guerra? Chi voterebbe per la guerra a fronte delle stragi che vengono causate? E così in quelle parole Pio XII dice: allora registriamo che i popoli hanno un'ansia verso la democrazia, verso questo sistema, questo metodo democratico, e apre questa strada. Ecco perché Bernareggi ne può parlare nel 45 e se ne comincia a parlare anche nell'area cattolica. Teniamo conto che mentre i laureati cattolici, mentre i vari rami dell'Azione Cattolica, perfino quelli femminili, con Armindo Barelli, preparano al voto centinaia di migliaia di donne e di uomini, nel frattempo un gruppo di persone sta preparando un soggetto politico di ispirazione cristiana. È un lavoro parallelo, quello di Gasperi, Spataro e tanti altri, che in parallelo con altri piccoli gruppi, ad esempio Malvestiti a Milano, eccetera, vanno tessendo le file di quella che sarà la democrazia cristiana. Allora c'è un'azione importante che rende possibile l'apertura di strada per la democrazia. È un passaggio di concretezza rispetto alla dottrina sociale. È proprio Sergio Paronetto a usare questa parola ripetutamente in occasione della settimana di Camaldoli, cioè lo dicono anche nella prefazione del codice di Camaldoli
Parodetto stesso che lo scrive. Non dobbiamo fare un testo di catechismo, una catechesi con degli enunciati secchi. Dobbiamo aprire una strada, aprire un percorso. Oggi Papa Francesco direbbe, no, che si apre un progetto, non c'è qualcosa da rimpiangere, apriamo una strada nuova. E nella concretezza che la dottrina del Sociarello rimanesse un insegnamento astratto, ma diventasse concretezza di istituti giuridici, di sistemi legislativi. Per questo Vagnoni, Saraceno, La Pira, Fanfani, quanti altri di loro saranno immersi in quel clima, oltre che nella settimana di Camaldoli, in quel clima tradurranno quelle ispirazioni in La Pira, sindaco di Firenze, ma Fanfani, ministro dell'agricoltura, cioè in altrettanti elementi legislativi, e insieme innerveranno la stagione della Costituente, dando quell'impronta. Perché sarebbe interessante che tanti amici, mi confesso simpaticamente che Zuppi, nel mandarmi la prefazione, mi diceva: sai, siccome è un po' impegnativo il libro, ho dovuto leggerlo per evitare che, no, mettevo, mi fido di te, però mettevo un francobollo su una cosa strana. Ma sai che questa sintesi che hai fatto dovrebbero leggere tanti amici vescovi, perché non sanno più nulla di queste cose. Questo percorso che io so, insieme a loro ho richiamato, non è un percorso conosciuto, per cui anche dal punto di vista della proposta cristiana andiamo dalla nascita di nuove forme di fondamentalismo che ribadiscono i valori e si affidano anche a mercenari di turno per difendere i valori sul panorama politico, a una forma così di atarassia, di passività, che porta tanti credenti praticanti, come analizza Baioncelli, nel non voto. Nella percentuale dei non votanti ci sta una fetta molto consistente di praticanti domenicani, e questo è preoccupante, perché vuol dire che non si è capito quella concretezza che l'insegnamento del Vangelo, al valore sociale del Vangelo, deve essere portato. Allora questo libro, che gli amici di Vita Piacere mi dicono, non mettere questo titolo così secco che lo brucia in una stagione, perché poi Camaldoli le Trieste, finite Trieste, ma dico, ma se si diffonde prima di Trieste per me è già importante, poi per qualche mese se ne parlerà, basta anche quello, ma valeva la pena aprire, come dire, il nostro riflettore su questo punto. E questo che comunque sia la provocazione maggiore, quindi le presentazioni, quello che possiamo fare, ma io spero davvero che tanti amici, Monsignor Renda, presidente delle settimane sociali a Trieste sabato scorso, è arrivato col libro in mano ad un convegno, l'ho finito di leggere in aereo. Ecco, mi fa piacere che alcuni stiano leggendo il testo, ma non perché leggono il mio testo, mi fa piacere perché avremo occasione di confrontarci su questa realtà. E questa è una realtà importante, non per fare dell'attualismo, ma noi di fronte a una situazione delicata di crisi della democrazia nel nostro contesto nazionale, di crisi della democrazia nel contesto europeo, come denuncia anche il Consiglio d'Europa in data recente, noi di fronte a tutto questo dobbiamo dire che i cattolici non si impegnano nella guerra politica per propri interessi, ma una propria parte, ma ancora, come nei momenti difficili della storia, per difendere quel bene comune possibile di tutti, di cui la democrazia è una strada fondamentale. Grazie, grazie Ernesto. Ora faccio una domanda un po' più provocatoria, alla quale chiedo, diciamo, di rispondere a Vittorio, Vittorio Rapetti. Il tema è proprio questo, cioè noi ci richiamiamo non soltanto attraverso dei saggi storici fondati, argomentati, strutturati come questo di Ernesto Preziosi, ma di tanti altri storici che conosciamo, ad una stagione che appare molto lontana, molto, molto lontana non nei principi, nei valori e nella cultura politica che ha saputo esprimere, ma lontana nel contesto quotidiano. Allora, 20 anni di scuole di formazione politica diocesana, strutture, diciamo, di sistema politico in Italia e anche all'estero, che sono mutate, sono cambiate, una certa visione della politica nella quale il potere o la conquista del potere o il mantenere il potere è stata molto più favorita rispetto alla visione, al progetto, che era poi in fondo la grande intuizione non solo del mondo cattolico ma anche del mondo cattolico. Ecco, che cosa ci può salvare, nel senso di riuscire a trasmettere alle generazioni
più giovani, che magari di quei nomi, di quelle stagioni, di quelle fasi della storia hanno ormai un rimando troppo remoto, troppo lontano. Ecco, è una sfida che non solo sul piano storico, ma anche sul piano sociale, ecclesiale e culturale noi dobbiamo affrontare, perché sennò saremmo, come dire, mi viene in mente, e concludo, il titolo di quel bel libro del compianto Beppe Del Colle, I cattolici dal potere al silenzio. Sì. Una domanda da un paio di milioni di punti. Credo che occorra ripartire dai fondamentali, come si suol dire, ossia da due dimensioni che stanno alla base di quella che è stata la democrazia politica per i cattolici, ma non solo per i cattolici, direi, in Italia, ossia la dimensione culturale e la dimensione sociale. Da questo punto di vista la storia ha effettivamente alcune indicazioni da raccontarsi utili, perché ci fa cogliere, penso alla nascita ad esempio del Partito Popolare, significativamente proprio qui in Piemonte, nel momento in cui una rete sociale animata dai cattolici, attraverso cooperative, le banche rurali, le scuole parrocchiali, l'associazionismo educativo che si affianca a quello liturgico, ha creato una rete sociale che ad un certo punto ha domandato una rappresentanza politica. Quindi le radici di quella forma di democrazia politica stanno in una presenza sociale. Questo tema riemerge immediatamente già dal 43-45, da Camalduri, eccetera, da quelli che poi saranno alcuni dei principali costituenti cattolici, che segnalano, sì, d'accordo, dobbiamo costruire una democrazia politica nuova, rifiutando un po' l'immagine crociana, no? In cui si diceva, beh, c'era la democrazia prima, poi c'è stata la parentesi, adesso riprendiamo. C'è una sollecitazione ad elaborare qualcosa di nuovo, viene anche da Gemelli questo, no? E da Pavani. Ma, ecco, occorre, richiamano questi costituenti, andare alla democrazia politica e a elaborare una costituzione che formalizzi questa democrazia politica, ma che non si sganci dalla dimensione sociale, altrimenti questa democrazia politica rischia di rimanere sterile, formale. Questo credo che sia uno dei grandi contributi che i costituenti cattolici hanno dato alla Costituzione, insieme alle altre forze popolari, in cui questa dimensione sociale, pensiamo al tema del lavoro, pensiamo al tema della famiglia, pensiamo al tema dei diritti fondamentali, la salute, la scuola, eccetera. Cioè una politica, una democrazia politica che però sa sostanziarsi, no, di una riforma sociale. Ecco, da questo punto di vista quello che tu poni è una sfida, perché oggi si tratterebbe di riprendere una semina sociale e culturale, perché una semina sociale è impensabile senza una elaborazione culturale. E questo mi permetto di dire che nella seconda parte del libro, quando Ernesto delinea le linee un po' di lavoro della 50ª settimana sociale, e anche nell'ultima parte dove abbiamo tentato di indicare alcuni nodi, alcune sfide del presente, no? Penso alla questione europea, penso alla collocazione geopolitica, quindi, e al ruolo non a caso delle chiese in Europa e nel mondo, ma penso ad una questione fondamentale che è quella della democrazia economica, penso a una questione fondamentale, altrettanto fondamentale, che è quella della comunicazione e del sistema formativo e informativo. Cioè, se noi riusciamo a riagganciare queste dimensioni con quello sguardo privilegiato ai più deboli, ai poveri, ecco che allora questa proposta di democrazia politica dei cattolici ritrova respiro. Però questa è una sfida, quindi lascerei la misura di questa sfida a Ernesto.
Do la parola subito a Ernesto facendo una provocazione. Secondo me, ma ci arriverai nel prossimo volume, oltre alla prefazione di Zuppi ci voleva anche quella di Mattarella, perché Mattarella, il presidente Mattarella, è riconosciuto unanimemente, a parte rarissime eccezioni, per essere veramente il garante della nostra, della nostra Repubblica, della nostra Carta Costituzionale, ed è Mattarella figlio di quella storia, assolutamente, no? Quindi anzi, qualcuno un po' in maniera provocatoria dice: dopo Mattarella c'è più niente? Mattarella per scelta cerca di non fare prefazioni a libri mentre è presidente, ma ne avevo parlato, cioè ne avevo fatto chiedere, cerca di non fare prefazioni. Indubbiamente il fatto stesso che lui sia diventato una figura di garanzia, come è nell'ordinamento del nostro Stato, questo ci fa pensare anche ai rischi di riforme che indeboliscano la figura del presidente rispetto a questa terzietà, a questa dimensione anche di arbitro, non solo di arbitro, ma anche di persona che sollecita, che facilita determinati processi. Diciamo che questa dimensione però è diventata peculiare, particolarmente in questa stagione in cui tutto il resto dell'ordinamento che tiene in piedi il nostro Stato è andato calando. Il tema della magistratura in crisi e quindi le riforme che possono peggiorare la situazione, ma si motivano anche con le defaillance di questi anni, e il livello parlamentare, il livello di corruzione che fa richiamare l'idea della trasparenza del finanziamento pubblico dei partiti, la qualità della classe dirigente per una mancanza di selezione con un sistema elettorale che è cooptativo e quindi evita sicuramente la selezione dal basso, ma favorisce le filiere di chi già ha in mano il pallino. Ecco, tutte queste piccole e grandi problematiche hanno ingigantito in qualche misura la figura del Presidente della Repubblica. Io ero presente quando abbiamo votato, ero parlamentare per la seconda volta napoletano, e sinceramente non ne voleva sapere, ma noi stessi eravamo imbarazzati, e quando lui è stato riconfermato ha fatto un intervento che, se non fosse stato quel clima, il Parlamento si sarebbe dovuto ribellare, perché l'ha schiaffeggiato pesantemente rispetto alla mancanza dell'assolvimento del proprio compito. E poi abbiamo votato, ed era ancora presente, quando Napolitano ha lasciato il primo mandato di Mattarella, e dentro di noi ci dicevamo: speriamo che questa crisi si risolva. Si è dovuto arrivare al secondo mandato di Mattarella. Fisiologicamente questa democrazia è in crisi, è una crisi molto grave. Allora io capisco che, dato di fatto, lo dico in un passaggio libero, i partiti politici, le culture politiche che hanno fatto la Costituzione non ci sono più, non ci sono più nella nostra storia. Non ci sono i partiti, lo vediamo anche dal punto di vista del nome, ma non ci sono più le forme partito con quella consistenza, con quella funzione. Quindi l'articolo 49 della Costituzione va reinterpretato. Noi il 23 maggio al Parlamento presenteremo con gli amici delle ACLI di Argomenti 2000 una proposta di legge di iniziativa popolare sulla forma partito, esattamente per creare dibattito intorno a questo punto. E poi la forma partito, le culture politiche sono in difficoltà. Io ho amici che vengono dal marxismo, persone serie, accademiche, sono pochissimi quelli che stanno cercando di riadattare, diciamo così, ricalibrare le dottrine marxiste su questo diverso tipo di società con cui ci misuriamo, sono pochissimi. Quindi culture politiche che hanno in parte esaurito la spinta propulsiva, se non completamente. La differenza di fondo è che noi credenti, a ben vedere, e dobbiamo salvaguardare questa particolarità, non abbiamo un'ideologia politica molto, non abbiamo una cultura politica codificata in un certo modo, e non abbiamo neanche un leader fondatore del partito. Questo è un altro grande tema, no? Che allude anche a un modo democratico di gestire il consenso. Noi abbiamo una fede viva. Quindi il punto vero di riscossa, io a volte faccio molta fatica a spiegarmi questo, che parlando in pubblico la gente pensa che tiro l'acqua chissà quale mulino. No, il punto vero di riscossa è la comunità cristiana, è tornare a fare un lavoro di base, quella ratura, quella semina, la fatta nella comunità di base. Ecco perché è importante che i vescovi e i preti che ci sono capiscano questo criterio, perché altrimenti nelle comunità cristiane non si parlerà più di questo. E uno dei motivi del fallimento delle scuole di politica che tu alludevi è che abbiamo fatto per 20-30 anni scuole di politica, e ancora adesso nascono meteore, connessioni di Occhetta,
e quell'altra cosa di animazione di Martini, che hanno come obiettivo, lo vedo dalla corrispondenza che ho con loro, come obiettivo la formazione della futura classe dirigente. Ma in democrazia poi chi la vota questa classe dirigente? Come si crea il consenso intorno? No? Non è che viene proiettata e tutti improvvisamente dicono ecco che bello, votiamo per questo. Quindi c'è un tema che allora si capiva, la cinghia di trasmissione che allora era l'Azione Cattolica nella sua articolazione ed erano le associazioni nate a ridosso dell'ultima guerra, le ARC, i CIF, i coltivatori diretti, cioè. Oggi voi pensate cos'è questa galassia, che nominalmente esiste ancora, ma che cos'è? Uno che aderisce alle ARC o alla Coldiretti ha una cultura omogenea dietro, con alcuni obiettivi difficilmente, proprio il rapporto sociale al partito. Allora qui c'è un tema, la comunità cristiana di fondo che deve riprendere il valore sociale del Vangelo, a saperlo annunciare, arando una nuova forma di apertura a queste tematiche, la dimensione culturale che manca, e con buona volontà i laureati di Azione Cattolica della volta, pur pochi, hanno svolto una certa funzione. Oggi le associazioni che abbiamo non sono in grado di svolgere, dobbiamo ripensare questo modo, cioè chi può fare? Abbiamo atenei cattolici, lo stesso lavoro in università cattolica, ma chi può ripensare alcuni grossi contenuti e rimetterli in circolo in un certo modo? Allora, la settimana sociale può essere un momento di questo tipo. Ho visto dal modo in cui la si sta preparando, si sono cambiate delle cose e dobbiamo crederci, perché avere fiducia nel potenziamento, nel miglioramento di questi strumenti è anche la possibilità di aiutare non i cattolici e la Chiesa, ma il Paese a superare un impasse molto delicato, come lo diceva prima lui, il momento in cui cambia il quadro geopolitico, cambiano le zone di influenza, noi siamo disarmati, ma lo strumento è politico, deve essere politico. Chiudo con una battuta: a Verona due settimane fa ho fatto un intervento sui diritti e la pace, uno dei Verdi, un professore universitario che aderisce a sinistra, Verdi, eccetera, mi ha contestato nel dibattito dicendo: ma lei ha banalizzato le marce per la pace con i palloncini. Io non le avevo banalizzate, le abbiamo fatte tutte nelle nostre società. Ho solo detto che fare le marce con i palloncini, sensibilizzare sulla pace, pregare addirittura per la pace, tutte cose importanti, ma l'unico modo che abbiamo di intervenire è politico. O usiamo delle leggi, degli strumenti politici che puntano al disarmo e quindi alla riconversione industriale delle aziende belliche, cioè abbiamo degli strumenti, oppure non ci siamo, non riusciremo a ribilanciare il quadro. E allora anche per questo la politica è latitante su questi punti. Noi abbiamo le piazze o le marce piene, ma abbiamo vuote le agende politiche per quanto riguarda la parola pace. Riempiamo la piazza della manifestazione, ma non abbiamo l'agenda politica. Il politico si infischia ampiamente. Allora dobbiamo tornare, questa è una sfida. In questo è un po' un instant book che morde sull'attualità. Il cammino deve continuare sapendo ribilanciare sul piano ecclesiale, sul piano culturale, e poi però sapendo che la partita si gioca sul piano politico. E se la lettura della realtà ci dice che è necessario qualcosa, dobbiamo avere il coraggio e la forza di mettere in campo anche strumenti nuovi. Bene, allora io ringrazio moltissimo Vittorio Rapetti, Ernesto Preziosi, autore del libro, che ricordo, eccolo qua, da Camaldoli a Trieste, Cattolici e Democrazia per continuare il cammino, prefazione del cardinale Zuppi, Vita e Pensiero editore, e naturalmente speriamo che da Trieste ci sia qualche intuizione, qualche indicazione rispetto anche alle riflessioni scritte da Ernesto Preziosi e anche ragionati insieme a Vittorio Rapetti. Grazie a tutti e buona continuazione di questo Salone del Libro.